Perloni, un parere da consigliere regionale ma anche da giurista. Che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che c'è una forma di bullismo da parte del governo Conte verso la regione Marche e in questa lotta intestina all'interno della sinistra e del PD eh, non si tiene conto dei marchigiani e abbiamo assistito ad una cosa che non sappiamo più neanche come definire, è indecente dal punto di vista politico perché hanno impugnato al Tribunale amministrativo l'ordinanza numero 1 del 25 febbraio. Oggi il TAR si è pronunciato sulla sospensiva, mentre entrerà nel merito il 4, ma se devo risponderle tecnicamente potrebbe succedere questo, che la Giunta regionale e il Presidente possa valutare, e credo che lo stia facendo, insieme agli Avvocati di riemanare una nuova ordinanza reiterando quell'ordine e quindi in qualche modo sospendendo gli effetti della sospensiva. Però di fronte a tutto questo, che sembra veramente una partita a scacchi per Avvocati e eh, per politici eh, riottosi alla logica e all'intelligenza, ci sono di mezzo i cittadini, c'è uno stato di confusione incredibile, la gente non sa come fare, non sa come organizzarsi, eh, abbiamo comunque creato degli effetti per prevenire una diffusione che in qualche modo danno la possibilità alla gente di non essere costretta ad andare nei momenti affollati, negli eventi, nei pubblici spettacoli, nelle scuole, nelle università, ma tutto questo non può... Avere a, a, questa isteria, un giorno si apre, un giorno si chiude, ieri eravamo aperti, domani non si sa, cioè, questa è una cosa assurda. Poi ci ha detto però lo Stato c'è e si fa rispettare. Ma lo Stato c'è, mi scusi, delle altre ordinanze della Liguria, del, dell'Emilia Romagna, degli altri casi non c'è stata nessuna impugnativa, c'è stata un'impugnativa un solo per le marche. Io sono stato tra quelli che ha chiesto subito a Ceriscioli di farla e eh, riconosco in lui almeno il coraggio di averlo fatto, lo dico sinceramente senza amore per la polemica, ma l'atteggiamento che il governo ha verso le marche è un comportamento esclusivo perché verso le altre regioni non ha fatto l'impugnativa. Nelle marche c'è una reale emergenza coronavirus? Io non lo so perché non sono un medico. Mi dicono i nostri esperti e i tecnici della regione che. Eh, abbiamo in questo momento tre persone positive al coronavirus e sessanta persone in isolamento. Quindi evidentemente rispetto a lunedì e, e certamente rispetto a martedì il quadro del fenomeno è cambiato, ma è possibile che la politica di fronte a questo non perda l'occasione di fare un gesto eh, così irresponsabile gettando eh, questa regione un milione e mezzo di cittadini lasciandoli allo sbando tra eh, una lotta di bullismo dal, del governo Conte nei confronti di un governo dello stesso colore politico che però evidentemente, appunto, per una sorta di riottosità e me lo lasci dire anche di guerra tra correnti del partito democratico, si giochi sulla pelle dei cittadini.